Mister, prima gara ufficiale, Coppa Italia contro la nuova Gioia Virtus, che forse lei non lo sa, per l'Agregas è una sorta di bestia nera perché ci ha sempre rifilato pessime sconfitte. Non ultima quella in finale di Coppa Italia qualche mese fa a Ragusa. Una bella vittoria, ma soprattutto tante bellissime giocate. Credo di sì, credo che oggi l'Agregas abbia fatto, soprattutto nella prima frazione di gioco, abbia fatto veramente una bella partita. Oltre ad essere stata una partita di grande intensità, di grande attenzione tattica, ma poi sono state fatte alcune giocate, come dici bene tu, che hanno anche fatto divertire chi era presente qui allo stadio oggi. Per cui sono molto soddisfatto e contento dei ragazzi. Tatticamente e tecnicamente, che partita è stata? Ma devo dirti che tatticamente è stata una partita preparata molto bene, perché, come ho detto in settimana, io conosco bene loro, avendoli affrontati l'anno scorso 4 volte. Conosco bene il mister, conosco come approccia le gare, a prescindere dall'avversario. E quindi diciamo che noi siamo stati bravi pure, bravissimi ad affrontare durante la settimana, a fare nostri alcuni concetti, alcuni principi e a metterli in atto oggi, devo dire, veramente alla lettera. I ragazzi, non posso dire nulla, è stata veramente una bella partita. E poi ovviamente la tenuta atletica per alcuni ancora non può essere al 100%, dobbiamo aspettare ancora un po'. Vai. Parli di tenuta atletica, a che punto è la tua Agregas dal punto di vista percentuale, se possiamo darla? Sì, no, ma non, io vorrei dare una percentuale generica, ma non posso, perché purtroppo ci sono alcuni giocatori che la condizione la prenderanno prima, inevitabilmente, per caratteristiche, per costituzione, e alcuni che la prenderanno dopo, per cui c'è ancora qualcuno che lo dovremmo aspettare ancora qualche settimana probabilmente, però devo dire, in linea generale, ragazzi, per 70 minuti li ho visti quasi tutti bene. Ho visto tanta roba buona, nel senso che avete fatto decisamente a livello tattico e tecnico un ottimo lavoro. Io vi ho seguito tanto in allenamento, ho visto anche come ha giocato le prime amichevoli, quando anche, insomma, si trattasse di uno studio. Oggi vi siete messi a 4, ma vi siete messi con un 4-2-4 che a noi ricorda l'Agregas di Feola, che vinse il campionato, dove a centrocampo c'erano Baiocco, Trofo, qua abbiamo Lemura, Sanseverino, e lì davanti una batteria di attaccanti che è davvero formidabile, sia allora che quella di oggi. Come è passato a questo 4-2-4? Se mi sono sbagliato mi corregga. No, non ti sei sbagliato. Io sono passato a un 4-2-3-1 più esattamente, perché inizialmente, quando è iniziata la preparazione, avevo in testa di giocare con una difesa a 3. Però dopo una decina di giorni ho chiamato il mio staff e ho pensato e ho detto loro che non era più possibile, perché non c'erano le caratteristiche di alcuni dei miei giocatori per poter fare quel tipo di sistema. E a quel punto è l'allenatore che si deve mettere a disposizione dei giocatori che ha nel proprio organico, e quindi sono stato io a mettermi a disposizione loro. Mi fa piacere, perché il 4-2-3-1 è un sistema che a me piace tanto, è quello che porto avanti da tanti anni e quindi lo conosco perfettamente bene. Oggi ho la conferma che probabilmente questa è una squadra che può fare benissimo anche il 4-2-3-1. Cosa ti è più piaciuto, al di là del risultato ampio? Mi è piaciuto devo dire la verità, sembrerà paradossale, ma a me è piaciuta tantissimo la fase di non possesso della mia squadra oggi. C'è uno spirito di sacrificio da parte di tutti, soprattutto da parte degli attaccanti, che è la cosa che mi fa più felice. Voi avete parlato di giocate, sì, è vero, abbiamo tanta qualità, si sono viste delle belle cose, però la cosa che mi fa più felice è stata invece la fase di non possesso, perché posso fare affidamento su quei giocatori anche un po' più avanti con l'età, con l'esperienza. Posso fare grande affidamento perché corrono tutti all'indietro quando c'è da correre tutti all'indietro. Questa è la cosa che davvero mi fa più felice.